Questa macchina è diventata un simbolo riconoscibile, ma non solo qui dove ha camminato per tanto tempo, ma anche lontano da questa città. È stata adesso in Emilia Romagna, ma è stata anche a Bruxelles, è stata a Roma. E questo vuol dire che la morte di Giancarlo è stata una morte non vana e che dà i suoi frutti, dà ancora i suoi frutti. Poi se pensate che Meari vuol dire dromedario, è un dromedario che si usa in Africa centrale per essere sellato, per fare la corsa e il combattimento. E lui qua su ha combattuto una battaglia che ha perso, ma forse no, direi oggi. Io ragazzi ne incontro tantissimi, e ne ho incontrati tantissimi in questi anni. E devo dire che quando parlo di Giancarlo loro lo comprendono come uno di loro. Cioè lo vedono vicino alle loro esigenze, alla loro vita, e quindi lo vedono come un credibile eroe, perché poi di eroe si tratta, però non un eroe lontano da loro, ma di uno come loro. E questo fa sì che Giancarlo possa veramente, attraverso anche i suoi scritti che ancora oggi facciamo diffondere nelle scuole, un ragazzo come loro che ha scelto un mestiere difficile e ha pagato con la vita. Le mafie sono arrivate ovunque. In Italia, anche certe volte nel cuore dello Stato, oltre i confini, il messaggio della Meari che gira per tantissimi chilometri nell'Emilia Romagna è molto bello, perché innanzitutto è un messaggio di forza, della macchina di un giornalista coraggioso, quindi la volontà di denuncia, di raccontare i fatti e arrivare ovunque, anche in territori che sono distanti fisicamente dal luogo dove Giancarlo ha operato, ma come ricordavamo prima, con le mafie tentacolari che ormai sono economicamente e politicamente forse anche più forti al centro-nord rispetto al mezzogiorno. Che oggi i giovani sono attentissimi, i giovani che non erano nati quando c'era Giancarlo, quando c'erano Borsellino, Falcone, conoscono benissimo le loro storie. Quindi significa che la memoria ha un grande valore, non solo per non dimenticare, ma anche per incoraggiare a prendere delle strade nette, che sono le strade contro le mafie, contro la corruzione, e anche per abbandonare l'indifferenza, che pure è molto diffusa nel nostro paese.